Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Moro e oggi sono qui per parlarvi di piccoli consigli natalizi a tema Guild Wars 2. Ora, uno di questi consigli avrà una durata davvero rapida, circa 3-4 giorni, e poi finirà per essere fuori gioco, ma a un'altra parte del video invece rimarrà valida fino ad almeno fine mese. A che cosa però mi riferisco? Mi riferisco a quegli eventi, a quelle piccole lotterie a tema Guild Wars per Prime In-Game che la community fa ogni anno e che spesso noi italiani saltiamo proprio per la barriera linguistica o per alcune vicissitudini un po' più sciocche legate anche alla gestione di come partecipare a queste piccole lotterie. Mi sto riferendo a due cose in particolare. La prima è la lotteria giornaliera di GV2 Efficiency, che vedremo successivamente, e la seconda invece mi riferisco al Secret Santa Toymaker, ovvero il Babbo Natale segreto, una pratica che si usa molto all'estero di fare regali in maniera anonima tra colleghe di lavoro o altri luoghi, diciamo così, senza sapere appunto chi sarà la persona a ricevere. Le coppie, diciamo, sono create casualmente. GV2 ha questo sistema. Infatti, oggi è il 12, ma il video probabilmente uscirà domani, che è 13, ma fino al 16 di dicembre potrete partecipare al Secret Toymaker di GV2. Fondamentalmente, in descrizione troverete un link al quale iscrivervi e potete di fatto lasciare una letterina al Secret Santa. E qui potete fare quello che volete. E che cosa consiste tutta la faccenda? Riceverete più avanti, dopo il 16, la persona in game con la quale siete collegati. Questa persona dovrà ricevere da voi un regalo a vostra scelta, può essere generoso, come anche possono essere food. Nel corso degli anni ci sono state tante persone che hanno mandato anche armi leggendarie ad alcuni giocatori, quindi cercate di spaziare. Io cerco sempre di essere abbastanza generoso e il karma sembra avermi sempre in parte premiato in questo. Successivamente riceverete anche voi un regalo da parte di un'altra persona ancora che avrà ricevuto il vostro nome appunto sul sito o sull'email, e così via. In alcuni casi rari può succedere che riceverete più di un regalo se i match non sono del tutto perfetti di numeri. Quindi a me un Natale, per esempio, mi è successo di riceverne tre, in genere ne ricevo sempre e soltanto uno. Se non ricordo male, questo sito chiede l'APK del gioco per partecipare, ma forse credo di no, non vorrei sbagliarmi. Però questo discorso mi porta direttamente appunto al secondo punto, che era il primo precedentemente, mi sono un po' confuso forse, vabbè. Fatto sta che mi riferisco alla lotteria di GV2 Efficiency. Sito importantissimo per quanto riguarda Guild Wars, GV2 Efficiency aiuta i giocatori a tenere di conto il crafting, a valutare tutto quello che sia nella home instance, a cercare oggetti che si sono persi tra i 1000 personaggi che si possiedono, a vedere quando è il compleanno dei propri personaggi. Se non sapete a che cosa mi sto riferendo, vi lascio da qualche parte in video in descrizione qualcosa che avevo fatto in passato, forse sui consigli, sui siti più utili per GV, e c'era anche Efficiency. Ora, forse in quel video non lo spiegavo al 100%, ma sappiate che usare Efficiency è davvero molto friendly, non c'è bisogno di avere troppe conoscenze in inglese. Inoltre, proprio nella schermata iniziale, quando cercate di utilizzarlo, vi spiegano come creare l'APK del vostro account Guild Wars e di come metterla all'interno del sito, così che possiate vedere tutto quello che c'è al riguardo. La cosa più interessante, appunto, che dicevo è che nel periodo natalizio ogni singolo giorno si è aperta una possibilità di partecipare a una lotteria simile al calendario dell'avvento, con moltissimi premi. Da quando ArenaNet si è introdotta all'interno del sistema ed è di fatto un ente che sponsorizza il sito, i premi sono aumentati. Per carità, i partecipanti sono sempre sui 30.000, ma volete ammettere che magari vincete qualcosa nell'arco di 31 giorni dell'anno? Non è mai poi così sbagliato. Inoltre, poi, gli ultimi giorni, se non ricordo male, ci sono in premio sempre soltanto armi leggendarie, il che potrebbe tornare comodo se una volta una stella cadente vi colpisce in qualche modo e avete un filo di fortuna. Ora, a me personalmente è successo di vincere un colore, forse tantissimi anni fa, da Efficiency, attraverso questo sistema, però è ovvio che le probabilità sono quelle che sono, non ci giriamo intorno. Però è un sistema in più per avere qualche possibilità di ottenere cose gratis. E
E questo è tutto ragazzi, spero che questo breve video vi sia stato vagamente d'aiuto. Ne avevo parlato in live sulla piattaforma Viola circa 2 settimane fa, di questa cosa. Forse dovevo fare questo video prima, ma gli impegni reali sono stati un po' tanti, sotto le feste c'è un po' di trambusto, come sempre, però aspettatevi almeno un altro video prima della fine dell'anno a tema Natale su Tyria. Sto cercando di fare un video lore a tema natalizio perché c'è della lore anche su quello per quanto riguarda GV2. Pensavo un po' di raccontare come è nato l'inverno di, perché è nato tutto quello che oggi facciamo in game è giustificabile da un certo punto di lore. Quindi vediamo se riuscirò a fare qualcosa. Io vi ringrazio che siete stati con me. Molte informazioni di questo video sono in descrizione, quindi andate. Inoltre seguitemi sui social network se avete voglia di seguirmi anche lì. I social sono davvero tanti, quindi più mi date supporto, meglio mi sento. Inoltre vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace o un commento se volete comunicare direttamente con me. O perché no, chiedere una mano per qualche cosa, consigli utili e anche per lasciarmi feedback in eventuali video nuovi per i nuovi giocatori o qualche guida che potrebbe servirvi a voi, in game. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo presto con un prossimo video.